Nell'ottica che ogni partita fosse una finale, visto il campionato così compresso, eh, ci siamo dall'inizio, quindi eh, andiamo avanti, ogni partita ha un coefficiente di difficoltà altissimo, chiaramente più si va avanti e più, e più la pressione sale, sale un po' per tutti, quindi andiamo a giocarci le nostre carte convinti dei nostri mezzi, consapevoli delle difficoltà. Ma è modica un'ottima squadra che aveva inizialmente avuto un inizio un po', un po difficile, ma eh, tutti più o meno si chiedevano perché, insomma, loro in primis, perché il roster è di ottimo livello. E come poi è normale, piano piano si sono sbloccate anche loro, hanno fatto ottime partite ultimamente. Hanno recuperato molte posizioni in classifica, fatto delle, delle vittorie importanti, sia in casa che in trasferta. Quindi, è la squadra che ci aspettavamo dall'inizio, sinceramente, con un sestetto molto, molto forte, molto equilibrato e sicuramente molto temibile. La stagione, la stagione è veramente complicata da questo punto di vista, lo sappiamo. Abbiamo adesso questa prima fase che per la quale mancano poche partite, eh, che non si sa quanto sarà decisiva in funzione di che cosa. Poi c'è stato il blocco delle retrocessioni a, a campionato iniziato. Eh, sinceramente mh, guardare la classifica forse è stata guardata tro, troppo all'inizio, magari questa cosa non ci ha aiutato. Io credo che concentrarsi... Eh, su quello che è lo sviluppo della nostra squadra pur con tutte le difficoltà, gli infortuni e riuscire ad andare in campo sempre con, con la ricerca del migliore equilibrio sia la cosa più importante. Quindi eh, cerchiamo di concentrarci poco sulla classifica perché sappiamo che eh, in una partita può, può cambiare tutto, quando le partite sono così poche, la classifica è cortissima, eh, l'ultimo risultato può determinare un cambio di scenario. Invece, cerchiamo di stare tranquilli e di arrivare il meglio possibile in fondo. Sì, sarà una partita tosta come tutte: come ci diciamo tra di noi, ogni squadra darà il 110% contro di noi, noi dovremo essere brave a mantenere la tranquillità e a fare le cose bene come abbiamo dimostrato. Le capacità le abbiamo tutte, per cui basta solo più consapevolezza di noi. Sicuramente sarà un avversario anche lui tosto. Hanno cambiato allenatore, per cui saranno, avranno un altro gioco, però dovremo essere bravi noi a contrastarle e portare a casa la vittoria. Per voi questo ritorno in vette al campionato cosa rappresenta, cosa vuol dire? Che valore ha soprattutto? Sicuramente è una gioia, però dobbiamo essere sempre concentrate e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio dell'anno ce la daremo tutte. Però sono molto felice. Come ho detto in precedenza, in precedenza è una, la mia prima esperienza e darò sempre il massimo grazie sempre alle mie compagne.